Benvenuti ragazzi all'interno di questa riprova. Oggi è una festa per tutti i fan di Honor e sarà una giornata lunghissima, bellissima e soprattutto sarà una prova diversa dal solito. Perché ragazzi, qua abbiamo Honor Magic 5 Pro che avete apprezzato all'interno della recensione completa, che è già su YouTube, è già sul canale, è già sul sito. Però ragazzi, oggi è una festa per tutti e quindi ci sarà un codice sconto speciale proprio per questo periodo di festa in casa Honor che vi porta questo smartphone a cifra incredibile che vi dirò dopo. È il top di gamma 2023 appena uscito col minor prezzo sul mercato. Non si può far di meglio e soprattutto non si può far di meglio in Italia. Stiamo parlando di un prezzo che è al di sotto di 900 euro, 899 euro nella versione 12 500, 12 gigabyte. Ma oggi sono qua a Milano per festeggiare con Honor questo evento, questa grande festa, e soprattutto starò insieme tutta la giornata con i fan di Honor che, vabbè ragazzi, hanno vinto questa giornata con me. Non so se è un premio o non è un premio, non so, vabbè, vediamo un attimino. Comunque, mettetevi comodi, andiamo a Milano, anzi sono già a Milano, andiamo fuori, andiamo a pranzo, andiamo a fare un giro così potranno testare le fotocamere di Magic 5 Pro. Mettetevi comodi che iniziamo subito. Sto andando a prendere ragazzi il primo fan di Honor, ma attenzione, parte GPS. Ma la batteria al 94% è mezzogiorno e 37, perché oggi sarà una giornata molto stressante per questo telefono. Tra l'altro ho pure sbagliato strada mentre sto vloggando. Comunque va bene, non ci preoccupiamo. Raccattato il nick, eccolo. primo ambassador. Che cacchio si chiama? Expert sarebbe la qualifica precisa, ma vabbè, lo Expert. Vabbè, prendiamo. abbiamo il caro Nick, che è fan soprattutto di Honor da una vita, è di Firenze, quindi io lo conosco, giochiamo in casa, nonché addirittura adesso è diventato expert, quindi meglio di così. Nick, andiamo in centro, no, anzi andiamo al Duomo, Vai, che uomo. si va a mangiare, non so cosa, però qualcosa vi porta a Qualcosa mangiare. di tipico, di esotico. Panzerotto tipico Ci milanese, sta, ci ci sta? sta. Vai, ci sta. Frittino leggerino. Vai, andiamo alla metro allora, là, Vai. là, là. Ragazzi, siamo direttamente in Piazza Duomo, che qua voglio farvi vedere intanto il display sotto il sole, che secondo me di questo telefono è una delle particolarità più apprezzate. Eccolo qua, e oggi il sole picchia, eh. Oggi devo dire che a Milano il sole è veramente forte, almeno potete anche vedere un attimino il tutto. E poi volevo fare uno speed test, perché la ricezione è una delle caratteristiche davvero che mi ha impressionato anche stamattina di questo Honor Magic 5 Pro. Infatti adesso vi farò vedere uno screen versus con S23 Ultra, stesso operatore, quindi TIM in tutte e due, e con l'S23 Ultra avevo il segnale che era in edge, mentre con l'Honor invece 4G tranquillamente. Questo è uno speed test, lo vedete in 5G direttamente da Piazza Duomo, e insomma va veramente forte questo prodotto, quindi display approvato, nonché anche la ricezione da parte telefonica super super approvata di questo Honor Magic 5 Pro. E ora che lo sto riprovando da distanza di circa un mesetto dalla review, si fa sentire in maniera positiva. Guardate anche lo speed test. Piazza Duomo, andiamo a recuperare Serena? Serena, andiamo da Serena. L'ha trovata? Sì, è lì, è lì. Andiamo, Vai, andiamo. Ah, è questa lì Serena? Oh, buongiorno, anzi buon pomeriggio Serena. Arrivata da dove? No, Catanzaro, gemellano alla Fiorentina, quindi grandissima. Bel campionato. Che telefono hai? Facci vedere, facci vedere. Ok, quindi è attrezzatissimo. Oh, sta meglio di te al telefono. Stanno meglio di me. Ecco, a posto. Quindi non conti niente, expert. Non Invece conto te più sei niente. ambassador. Non conti niente, Nick. No, Mi mi spiace. scavalcano, Mi spiace. queste nuove leve mi scavalcano. Ragazzi, sono arrivate tutte le Honor Ambassador. No, la carica. Mi serve sapere la carica.
Expert. Te. Nome? Alessandra. Alessandra, tanto non mi ricorderò mai. Poi andiamo in ordine. Germania. Lei c'era anche a Firenze, giusto? Esatto. Perfetto. Io sono Alessia. Alessia, nuova? Sì, diciamo di sì. Expert? Sì, expert. Ma tutte expert, oh. Vabbè. Tutte expert. Anche lei? Aspetta. No, io non ero. Vedi, là c'è qualche non ex. Allora, loro due sono le non expert. Poi Honor mi piace perché gli uomini non l'hanno portato. Quindi oggi abbiamo tutte donne tranne lui, vabbè, lui poraccio. Nick, chi paga il pranzo? Paga Nick? Sì, beh, sì. Perfetto. Quello è quella volta, arriva col tempo. Allora andiamo Nick, dai. Ora Nick ci fa vedere che t'ha preso, eh. Che si è preso? Vediamo, vediamo. La forma scelta. Vai, vai. Facci vedere. Fritto? Fritto. Rigorosamente fritto. Con lo speck del giorno, bello fiepirino calduccino. E poi ne ho preso anche uno con le mele perché sono goloso. Ah, il dolcino, dolcino nascosto lì dentro. Perfetto. È arrivato da Roma, giusto? Esatto, Roma. Anche Rosario è l'unico ragazzo con la felpa di Honor. L'unico serio. Vero. È l'unico serio, vai. Ho corazzato con il Magic 4 Pro. Ovviamente. Quindi ora ti farò poi provare il nuovo, giustamente. A tutti, perché qui ci sono anche le ragazze che stanno bivaccando e anche loro. Allora, Nick, dove andiamo ora? Castello Sforzesco. Vai, portaci al castello, vai. Vai di là però. Ah, no, sì, aveva detto, ho avviato, ma... Aggiornamento batteria. Allora, ragazzi, sono le 2:44. Ho cominciato a fare foto, video, display sotto il sole, Google Maps, quindi navigatore. E ho ancora l'82% in 5G. Quindi comunque ho attivato tutta la ricezione possibile. Vi direi per ora molto molto bene. Fido Nick di sta gente, posso fidarmi di voi? No, io correre molto veloce. Lei, ecco, lei già mi preoccupa, sa correre veloce. Lui c'ha la felpa Honor, mi potrei un pochino fidare. Lei di Catanzaro me lo fa sparire il telefono, no? Ah, perfetto. Insomma, mi raccomando, no, a parte scherzi, vi do il telefono nuovo, così tutti avete Magic 4 Pro. Esatto. Lei niente salto a prescindere, sto scherzando ovviamente. Che hai il X8 e 5 Lite. Ok, quindi lo provi per prima. Sì. Perfetto. Ti do questo vantaggio. Magic 4 Pro, te non provi niente. Magic 4 Pro. Te fai il fotografo, mi ha detto Nick. Esatto. Lui non partecipa, a posto. No, scherzo. Magic 4 Pro? Ok, perfetto. Quindi vi do il telefono nuovo, però a fine. Voglio sapere le impressioni vere, eh? Non fate, no, è bello a prescindere, no. Se c'è qualcosa non vi torna, me lo dite. Se vi piace di più del vostro, me lo fate sapere. Ok? Va benissimo. Alto confronto al volo, eh? Piace? Piace o non piace? Boh, chi lo sa, sapremo dopo. Ora lasciamoli fare. Effettivamente strafiga. Modalità movimento, stanno provando. Male. Eccola qua. No, adesso devi provare. Quasi consumano calorie a fare le 3, 2, 1, via. Sono tutti impegnati a cercare la funzione movimento. Io ho detto chiamate la funzione movimento. Loro no, ha un nome specifico. Porca miseria, oh.
Insomma, peggio di tutti i recensori italiani messi insieme. Dimmi, ho mai trovato sto Magic 5? Non delude le aspettative, è un telefono bellissimo, soprattutto i colori, luminosità, quando scatti foto è veramente un top, un top. Allora, io l'avevo già provato a Barcellona, ma di sera, quindi provarlo di mattina, appunto una bella giornata di sole, ha dei colori fantastici e tra l'altro ho scattato una foto a tutte con il ritratto 2x, super approvato. Fermo quello che ha detto Annalisa e Serena. Per me noto la differenza dei colori, tipo la saturazione dei colori è migliorata dal Magic 4 Pro e dovrei continuare a usarlo perché ho fatto giusto 4-5 foto. Provato, a dire la verità, molto poco, però mi ha colpito subito per il dettaglio davvero croccante delle foto rispetto al Magic 4 Pro, veramente un lavorone. Io ho innamoratissima del nuovo sistema di rilevamento del movimento e non vedo l'ora di provarlo per più tempo e di divertirmi. Ho due bimbe, quindi ha voglia a fare foto. E a me è piaciuto moltissimo, non l'avevo mai provato perché non sono stata invitata a Barcellona, però veramente ha superato le aspettative che avevo, le foto sono veramente stupende. Io sono innamorata della modalità macro e veramente non ha deluso le aspettative. Eccolo, il driver. Driver a disposizione. Mamma mia, ecco la micetta anche, guardalo là. Questo è un evento che non capiterà mai più. E siamo entrati a Villa Necchi, ragazzi. Ma dai, Robina, che fa? Eccoci qui, arrivato. Posto davvero incantevole, ma c'ero già stato per Garmin, però veramente un gran bel posticino. E qui c'è pure la piscina. Eccola qua, tutto brandizzato. Scusate, ma qui ci sono i ragazzi di oggi, fate vedere prima o dopo. Che ne dici? Migliorato. Vediamo quest'altro. Ah, ok. Guarda la giacchetta, guardate che abito, però la scarpa. Quando l'ho visto, detto loro proprio subito. Nico, faccio vedere. No, facevo prima e dopo, no? Ah, il prima e dopo! Il prima e dopo, abito. Guarda oggi, che stile, eleganza, che classe. Andiamo. Allora, team contro team, vai. Xiaomi 13 di Claudio sulla destra e Honor Magic 5 Pro sulla sinistra. Discorso ricezione, modem. C'è un abisso, guarda qua. Stesso server, eh? Tra l'altro il modem è lo stesso, Hai visto? No, la ricezione adesso lì è pauroso. No, io prendo al massimo, Eccolo io. Figurati. Ragazzi, io fossi in voi lo infamerei, visto che guardate, no, ma fai vedere cosa stai usando, eh? Ora taggo fisso io. Perché partì un video? In effetti qualcuno ha provato a farmi sparire, ma non ce l'ho fatta. Infatti oggi sono qui insieme a voi ed è un piacere in questa cornice magica che è Villa Necchi. C'è la magia. Ce l'ho. Vuoi il prodotto per il professionista? Ce l'ho. In mezzo, divertiti. Noi riusciamo a sorprendervi sempre di più, quindi il prossimo anno cercheremo di farlo ancora più grande. Adesso c'è anche PG on board, quindi quel numero che vi ha promesso porterà. Mezzanotte 27, ragazzi, abbiamo il 3% di batteria. L'Honor sta cedendo a questa super super giornata, l'altro Napoli campione d'Italia, quindi tanti tanti complimenti. Il Guerz è cotto a puntino, ragazzuoli, quindi adesso spengo tutto e ci vediamo domattina per le conclusioni finali di questa super grande riprova e grande festa da parte di Honor. Ed eccoci qua, ragazzi, sveglia, colazione fatta, sono le 8:50 del mattino, ragazzi. Adesso mi aspetta una mattinata di editing prima di andare in stazione a riprendere il treno per casa. Honor Magic 5 Pro, eccolo qua. Avete visto un video un pochino diverso dal solito, avete visto un video in cui comunque voi, perché i ragazzi che avete visto ieri fanno parte comunque di una community, fanno parte di un qualcosa che ci credono
E niente, anche voi seguendo i vari forum di Honor, eccetera, eccetera, potete partecipare, potete inserirvi. Insomma, ragazzi, spazio Honor lo sta dando. Ieri all'evento Honor è stata chiarissima. Adesso non siamo più uno scherzo, quindi vogliono vendere circa 600.000 device da qui a fine anno. Non sarà assolutamente facile. Ragazzi, questo 899 euro, avete visto l'autonomia, avete visto le foto, i video, le foto in notturna scattate con questo smartphone, avete visto soprattutto che autonomia e che ricezione messa a confronto dell'S23 Ultra e di Xiaomi 13, speed test, team contro team, stesso server, insomma io vi ho messo veramente davanti tutte le caratteristiche che questo smartphone ha e che oggi in versione 512 GB, 12 di RAM, che ragazzi è cioè pazzesco, perché comunque avere 512 GB all'interno di uno smartphone secondo me fa la differenza, ve lo potete portare a casa in offerta lampo a 899 euro. Non vi dico nient'altro, ho parlato troppo, le immagini parlano da sole. Il buon Guerz, anche per quest'oggi, vi ringrazia, vi saluta e ci sentiamo prossimamente per un nuovo video. Ciao a tutti!